Il progetto MAD, Monza Arte Diffusa, nasce dalla domanda se oggi sia ancora possibile proporre mostre e interventi di scultura e installazioni fuori dalle gallerie private e dagli spazi espositivi e musei per tornare a vivere quella naturale dimensione ambientale dei luoghi cittadini in cui incontrare la gente proprio là dove questa vive quotidianamente. Leo Galleries, insieme al critico curatore d'arte Matteo Galbiati, vogliono offrire una mostra per la città, una mostra attraverso la città. La collettiva, composta da artisti diversi per generazioni ed esperienze, porta in città sculture ed installazioni in luoghi scelti secondo la precisa modulazione determinata da ciascuna opera o laddove l'artista si è sentito più ispirato per il suo intervento. MAD vuole far incontrare le opere con la gente in spazi non convenzionali e stimolare quel dialogo e confronto culturale che di norma restano circoscritti a pochi ambienti, molto spesso impermeabili e insensibili alla voce critica della massa. A partire dal 15 giugno e con un calendario fluido, le diverse opere inizieranno a popolare la città all'insegna di una mostra viva, in continuo divenire e trasformazione. Sul profilo Instagram MAD Monza e Facebook del progetto si potranno quindi seguire tutte le fasi di costruzione di questo progetto e gli aggiornamenti con le foto delle opere che verranno installate nei luoghi pronti ad accoglierle. Verrà anche aggiornata una mappa di Google Map dove poter trovare le collocazioni e i riferimenti delle differenti installazioni. Stanziati 4,4 milioni di euro per il rinnovo degli arredi di nidi, scuole d'infanzia, scuole primarie e secondarie e case vacanza. Immaginare la scuola del futuro pensando non solo all'innovazione delle metodologie della didattica, ma anche a come cambia l'organizzazione degli spazi all'interno degli edifici scolastici per adattarsi ai nuovi metodi e creare nuovi ambienti educativi. È l'obiettivo del Manifesto di Milano, approvato dalla Giunta e che verrà sottoscritto da Comune di Milano, Ufficio Scolastico Regionale, Indire e Asso Didattica. Il dibattito sugli spazi scolastici innovativi è al centro delle politiche scolastiche, ma la grande maggioranza delle scuole sono costruite e vissute con una logica tradizionale e quindi non adeguate alle esigenze delle più avanzate sperimentazioni educative. L'innovazione, per essere efficace, deve nascere dal confronto fra gli attori in gioco, attraverso percorsi di progettazione partecipata tra enti locali, istituzioni scolastiche, docenti, famiglie e centri di ricerca, università, progettisti e mondo della produzione. Un metodo che potrà e dovrà sostenere la scuola in un momento delicato come quello attuale. A Milano è attivo, proprio a questo scopo, un tavolo tra i rappresentanti di diversi soggetti istituzionali per promuovere e sostenere la sfida al cambiamento degli ambienti di apprendimento.